Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi nuovissimo video svuota la spesa Eurospin. Aggiungerei quasi giga video perché ho speso quasi. Aspettate, devo fare il conto togliendo le cose di mamma. Comunque ho speso forse quasi 100 euro, una novantina di euro, 92, 95, adesso non ricordo. E quindi devo dire una giga spesa. Il perché di questa giga spesa è il rientro a scuola. Ebbene sì, il back to school ha toccato anche me. No, allora praticamente io torno a ripeterlo sempre, per chi non lo sapesse, d'estate Thomas lo porto dai miei, il giorno lo porto dai miei, la sera me lo riprendo, io a pranzo mi fermo lì e quindi non torno mai a casa, quindi non cucino e quindi cuciniamo solo a cena, quindi quello che sono spuntini, merende, faccio tutto da portare fuori appunto al lavoro o direttamente da mamma. Quindi siccome martedì si rientra a scuola, Thomas rientrerà a scuola martedì, ho fatto uno spesone perché da martedì ripranziamo tutti a casa. E allora lui la prima settimana, no, la prima settimana, scusa, del primo mese non avrà la mensa, quindi rientrerà a casa normalmente, ecco. E Mario, finendo di lavorare, lo prende, lo porta a casa, quindi pranziamo a casa. Io ritorno a casa, pranziamo e poi solo nel pomeriggio, prima di andare al lavoro, lo porto da mamma. E quindi ho dovuto fare una bella mega spesona. Allora, cominciamo dalla frutta e verdura, che ho fatto un bel carico perché non ho preso la box di Too Good To Go, perché i 2 giorni che li hanno messi disponibili erano i giorni in cui io lavoravo e non mi andava comodo andarla a prendere. E oggi ho visto che l'hanno rimessa. Pazienza, ormai l'ho presa, non avrebbe senso comprare e prenderne altra. Sì, potrei cucinarla, porzionarla, surgelarla, ma tanto la rimettono, quindi amen. Allora, intanto vi dico che ho preso una cassa d'acqua, la Ginevra da 2 litri, e ce l'ho già conservata, appunto, tra virgolette. Poi ho preso un iceberg che non vedete qui perché l'ho dimenticata nel frigo da mamma, perché io ieri andando a fare la spesa. Poi lascio tutto da mamma, ho pranzato lì e poi sono andata al lavoro e poi la sera me la sono ripresa. Cioè, guardate poi che giri questa spesa, disfa, fa, torna. Comunque, intanto non ho altro modo di fare altrimenti. Comunque, quindi l'iceberg è rimasta lì. Io lo scontrino alla mano e quindi vi dico i prezzi. E l'iceberg era 1,49 euro, era di quelle piccoline, comunque non era molto cicciosa. Poi che cosa ho preso? Andiamo in ordine. Ho preso l'insalata Poker, questa qui da 200 grammi. Perché ho ripreso questa? Perché per gli storici del canale la prendevo spesso quando praticamente mi serviva la rucola. Poi per un periodo ho preso le bustone di rucola. Perché in realtà tipo le carotine qui sono un po' legnose, il radicchio non lo amo, però insieme in effetti in un'insalata mista si può fare, comunque sia mi piace. Quando vado a prendere il bustone di rucola, vuoi non finisco mai per consumarla, a parte qualche volta che ci ho fatto tipo una specie di frittata, un'altra volta ci ho fatto un pesto, però devo stare lì a far cose, io invece ho bisogno sempre di cose pratiche e veloci e quindi ho preso questa in modo tale che la rucola è pochina, la porzione giusta, la tolgo e la metto sulla bresaola, così qualche sera mi mangio bresaola, rucola e scaglie, qualche sera, devo vedere la scadenza di questa, il 13, vabbè, a giorni, e poi con il resto mi faccio un'insalata, la faccio tutta mista, la faccio ben condita, voglio provare una ricettina di una salsa yogurt che ho trovato e quindi proverò così. E quindi ho dato la chance all'insalata Poker, che l'ho pagata, forse già l'avevo detto, sì, ve l'ho detto, però di nuovo, 1,29 euro, sono 200 grammi. Poi, intanto vedo una cosa che io non ho preso, dessert stracciatella, 400 grammi, dessert 400 grammi, ma io non ho preso niente di tutto questo, non mi viene niente in mente. Comunque, vabbè, amen, ormai l'ha conteggiato, non ci andrò sicuramente, cioè non ho nemmeno come dimostrarlo che non l'ho preso. Poi, che ho preso? Le banane biologiche, queste qui, quindi il grande ritorno delle banane biologiche, io metto un'eternità a scegliere le banane perché voglio la confezione da 6, che ce ne sono 6, così sono un po' più piccoline, anziché quando sono 4 grandi o anche 5. Mi spara qua dentro perché devono essere 6 e le ho trovate. Purtroppo non sempre le trovo da 6. Comunque, questa volta le ho trovate. 6 bananine della linea Amo Essere Bio che sono 700 grammi e sono
bio banale 700 grammi, 1,99 euro. Poi ho preso i pomodori piccadilli, che come vedete la scatola è già cominciata perché li ho mangiati ieri sera, 1,49 euro. Ah, e non vedete nemmeno il pesce. Ieri sera ho preso che qui c'è scritto, il salmone in crosta di semi di papavero, che erano 4,03 euro, erano all'incirca 100 grammi. E poi ho preso l'orata gratinata, che però era al meno 30%, 7,39 euro meno 2,22 euro. Comunque erano due fettine di orata gratinata e poi appunto questo pezzettino di salmone. E l'abbiamo mangiato ieri sera col contorno di pomodori. Dovevo fare iceberg e pomodori, ma l'iceberg l'ho lasciato da mamma. Poi, quindi, banane, pomodori, iceberg, ve l'ho detto, zucchina chiara. Ho preso la confezione così di zucchine chiare, c'erano in offerta quelle lì scure, ma non mi piacciono molto, non gli sento molto sapore, quindi ho preferito prendere queste qua chiare, che era una vaschettina da 600 grammi. Anche qui mi sono scelta 4 piccole zucchine, anziché 2 grandi o 3, tipo una grande, due medie, comunque. Ecco, vi scelgo anche queste cose. Comunque, zucchine chiara sono 600 grammi, 1,99 euro. E poi ho preso le patate gialle, ho preso 2 kg, che sono queste qua. Sono queste qui, foglia verde, le patate classiche. Le ho prese per qualsiasi cosa, naturalmente. Soprattutto per fare quella specie di focaccia schiacciatina di verdure che faccio al forno. Adesso non so come chiamarla. E poi l'altro giorno, queste le ho prese comunque 2,99 euro. E poi ho preso anche le carote, che erano in offerta 1,99 kg. Perché questa è stata, ho visto una ricetta e poi l'ho rifatta, di... Erano patate bollite, carote bollite, mescolate con le uova, le ho messe in forno, sono venuti tipo dei muffin, ma che ne so, ma è venuta una cosa buonissima. Lo potrei fare anche a sformato intero. E quindi ora, visto, ecco, che magari comincia a fare più freschetto, i pomeriggi, quando il pomeriggio è libero in serata, potrei essere a casa un po' prima e quindi cucinare qualcosa, quindi... Mi sono impegnata tanto per prendere queste cosine. Ho sentito un rumore, ma ancora tutti dormono. Poi ho preso le mele, queste qui, ho voluto prendere queste qua, le mele Gala della linea Amo Essere Bio. Queste credo di non averle mai prese, o hanno cambiato confezione o non le avevo mai prese. E sono 2,99 euro al chilo, sono 826 grammi e 2,47 euro le ho prese. Questo è scritto già qui direttamente. E basta, quindi questo è quello che era tutta la frutta e verdura. Ah, ho preso 2 pacchi di gelati, che ce li ho in freezer, quindi non ve li farò vedere. E sono i coni alla panna e i coni alla stracciatella, che li ho voluti provare, li ho provati ieri sera. Sono buonissimi. E li ho presi, i coni alla panna erano ancora in offerta, quindi 6 coni panna sono 450 grammi a 1,99 euro. Mentre quelli stracciatella, che sono novità, 2,99 euro. Ok, e tolgo frutta e verdura e vi faccio vedere le cosine da frigo. Ok, nel frattempo mi sono ricordata cos'è il dessert stracciatella e dopo ve lo faccio vedere. Allora, ho preso il kebab di pollo di nuovo, a parte che era in offerta speciale, ma a Mario l'altra volta è piaciuto tantissimo. L'ha fatto in... Ah no, c'è ancora una porzione congelata, perché forse se l'è diviso, con una ha fatto la piadina e l'altra parte l'ha congelata. Comunque sono 350 grammi. E il kebab di pollo l'ho pagato 3,29 euro, quindi che offerta speciale era? Perché mi pare sia sempre 3,29 euro. Non lo so, va bene. Poi ho preso gli hamburger di tacchino, perché li ho trovati appunto anche questa volta. Sono comodissimi, a parte che sono buonissimi, perché dentro hanno tante spezie e mi piacciono. Sono al rosmarino, hamburger con tacchino al rosmarino, sì. Sono 4, li abbiamo mangiati sia così con un contorno di verdure, sia nel panino. Buonissimo, beh, Mario al solito magari lo fa con ketchup, maionese, pomodoro, salsa burger, neanche mi ricordo cosa ci mette dentro. E questi sono 400 grammi, quindi 4 hamburger a 2,69 euro. Poi ho preso la ricotta fresca, questa qui 79 centesimi, sono 250 grammi. L'altra volta ci ho fatto 2 colazioni, un porridge al cannolo buonissimo. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi, Daniarlo, che lì pubblico spesso le mie colazioni. È questa che ho fatto col porridge al cannolo, buonissimo, buonissimo. In tantissimi mi hanno chiesto come l'hai fatto, come l'hai fatto, come l'hai fatto. Ve lo dirò.
Ve lo dirò. Comunque, poi ho preso, cerco di andare sempre in ordine, ho preso gli snack al parmigiano reggiano perché erano ancora in offerta in questo volantino. E, sono 119 grammi, sono praticamente 7 confezioni, se non sbaglio, appunto così di questi snackini che ho portato in questa settimana al lavoro al posto della frutta la mattina insieme alle sfoglie che ho trovato nella degusta box, quelle lì olio cuore. Buonissimo per cambiare e per praticità pure per non stare lì a sbucciarmi la mela e le altre cose a casa e prepararmela, mettevo questo, i crostini ed ero a posto. Poi che ho preso grana padano grattugiato, anche questo era ancora in offerta, quindi ne ho presa un'altra busta, ma ne avevo prese tre l'altra volta, quindi ne ho presa solo una, 2,89 euro, dico in genere 2,99 euro. E poi ho preso il grana in scaglie, questo non lo prendevo da veramente tantissimo tempo, però appunto voglio fare bresaola al rucola e scaglie, quindi le ho riprese, ma poi le utilizziamo perché Mario se le mette dentro i panini, comunque sia, si consumano. Sono 150 grammi, 2,99 euro. Poi ho preso una novità, una cosa che non ho mai visto, o perlomeno non l'avevo mai vista, e l'ho voluta provare per forza. Ta-da! Foglia di mozzarella, questa qua. Allora, è un formaggio a pasta filata, quindi secondo me è una mozzarella a tutti gli effetti, della linea di pascoli italiani. E qui c'è anche una ricettina, ad esempio c'è srotola la foglia di mozzarella, adagia la farcitura sulla superficie, tipo una pasta sfoglia, però anziché essere con la farina e tutto questo, è una mozzarella, infatti è latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici e basta. Si può consumare sia a caldo che a freddo. Qui a freddo dalla ricettina di prosciutto cotto, tonno e olive, arrotolarlo e poi tagliato a fette. E poi qua invece parla anche di a caldo in forno, non so però che cosa ci hanno messo sopra perché dall'immagine non si capisce. Comunque la proverò e vi farò sapere se voi avete qualcosa da consigliarmi. Fatemelo sapere, io penso di provarla a freddo, tipo così, tonno, olive, qualcosa del genere. Comunque, fatemelo sapere. E questa l'ho presa, 1,69 euro, sono 130 grammi. Poi, basta, cosine da frigo, vi faccio, le metto a posto e vi faccio vedere il resto. Ok, allora, poi ho preso omogenizzati di queste confezioni così, ne ho prese ben due e ho fatto, assortito due gusti per, quindi prosciutto, vitello, pollo, tacchino, salmone, verdure e manzo, perché come vi ho detto siamo tornati indietro, siamo tornati agli omogenizzati, infatti non vedo l'ora che cominci la scuola, cioè la mensa. Perché lui a mensa mangiava, vedeva gli altri compagni, mangiava, assaggiava, sperimentava e quindi vediamo se riusciamo di nuovo ad abbandonare questi benedettissimi omogenizzati. E vediamo. Comunque, questi io mi trovo benissimo, è una linea biologica, la linea prime pappe, mi trovo benissimo, a lui piacciono e quindi li prendo molto volentieri. E costano, sono 2 da 80 grammi, 1,69 euro. E poi li prendo soprattutto per comodità, perché quando vado da Eurospin, così per non fermarmi in un altro supermercato, perché alla fine come prezzi sono lì per lì, anzi. Poi, allora, che cosa ho preso? Andiamo per ordine. Ho preso le mandorle sgusciate, perché le stavo terminando e quindi io queste le accompagno sempre negli spuntini alla frutta fresca, soprattutto la mattina, gli spuntini di mezza mattina faccio frutta fresca e frutta secca. Poi il famosissimo dessert stracciatella, io immaginavo qualcosa da figo, invece ho preso questo, così dell'addolciando. Allora io questa la adoro e se la apro sono capace di finirmela, non dico in 2 volte, ma lo farei, in 3 magari. Perché l'ho presa? Perché stasera voglio invitare degli amici a fare non un aperitivo, un dopo cena, perché a casa io non arrivo prima delle 9, quindi ceno e poi ci vediamo appunto nel dopo cena per bere qualcosa. E ho preso qualcosa da stuzzicare, però ci sta anche un dolcino e quindi ho preso questa. Così se la apro spero di finirla e cioè non me ne deve restare nemmeno un pezzettino perché sennò io so che sono lì a mangiarla. E questa sono 400 grammi, 1,79 euro, è buonissima, io l'amo, l'adoro. Poi,
Hamburger pagnotta integrale. Questa, l'altra volta avevo dimenticato di prendermela, comunque ho preso questa qua. L'anno scorso facevano, o cioè perlomeno prima c'era quella normale, adesso c'è questa integrale che sono 350 grammi, 1,35 euro. L'ho presa più che altro per le colazioni, perché a volte ho voglia la mattina di pane tostato e quando avevo quello della Morato trovato nella degusta box mi piaceva tanto tostarmelo e poi fare con burro di arachidi e marmellata. Lo faccio anche con le fette biscottate, ma non mi dà la stessa soddisfazione. Quindi ho preso questa e quindi per quando ho voglia di pane farò questo tostato con burro di arachidi e marmellata. Poi ho preso il cocco in scaglie. Allora mi era terminato il cocco, però non ho voluto prendere più la bustona di farina grande. Ho preso questa qui piccola da 100 grammi, che comunque sì, anche questa mi durerà tantissimo. A livello di prezzo naturalmente conviene quella, ma siccome io ne uso talmente poco, quello infatti poi mi era diventato quasi giallino, asciutto, il sapore si era un po' alterato. L'ho utilizzato perché ho fatto una ricettina, ve l'ho detto, dei biscotti gelato, andate a cercare su Instagram. In qualche storia in evidenza e quindi niente, ho voluto prendere questo, quindi il cocco in scaglie 100 grammi 1,19 euro. Poi ho preso cosa manca qui? Ah, io ho preso gli anelli di formaggio, questi qui, quelli lì nuovi che sono buonissimi, nacho cheese cotti al forno, 1,79 euro. Poi ho preso le patatine sfogliate, queste qui bianche, 1 euro, no, che sto leggendo, mi sto confondendo, 99 centesimi. Poi ho preso un sacco di detersivo in polvere, non prendevo il detersivo in polvere da tantissimo tempo, ma su TikTok guardo sempre dei video e in realtà li consigliano soprattutto per i bianchi, rovinano la lavatrice meno di quelli liquidi e quindi l'ho voluto prendere ed è un sacchettone gigante di questo sapone Marsiglia, quanti chili è? 3,60 kg e l'ho preso 5,99 euro. Ma quanti danni faccio? Ok, poi ho preso un deodorante per Mario, 1,39 euro, questo glielo voglio fare provare. Poi ho preso questa. L'altra volta ho detto no, faccio la brava, non la prendo, perché anche questa quando ce l'ho mi viene da mangiarla col cucchiaino, però allo stesso tempo quando ho voglia di metterla o nel porridge o in qualcosa di normale e non ce l'ho, quindi l'ho presa e cercherò di fare la brava. È la crema al latte e nocciole della Dolciando, è buonissima, sono 220 grammi, 1,99 euro. Poi vi faccio vedere al volo una carpettina che ho preso per i documenti di Thomas, è così la linea Dolci Cuccioli, guardate che carina, qui con i cagnolini e anche dietro tutto cagnolini, troppo troppo bellina e questa l'ho pagata 1,79 euro e poi ho preso uno spritz per gli stuzzichini di stasera insieme alle patatine a 2,19 euro mi sembra, 2,19 euro sì, è un frizzantino amabile bianco a 1,99 euro, questo era in offerta, sono 1,5 litri. Questi adesso li vado a mettere in frigo, poi vabbè abbiamo altre cosine da bere con la birra o del vino rosso, quindi vediamo. Basta ragazze, quindi questa è stata tutta la mia spesa, penso di avervi fatto vedere tutto. Io scappo a svegliare Thomas perché è tardissimo e devo andare al lavoro, lo devo portare dai nonni e devo andare al lavoro. Vi mando un bacio grande.